C'è la firma. L'hanno apposta alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, il sindaco Giacomo Tranchida per la città di Trapani e Rudier S. in qualità di presidente per la Commissione Europea International, l'organismo che cura l'organizzazione del grande festival dedicato alle danze e musiche folcloristiche. Un contratto in 11 punti, una decina di pagine, tutto sommato un agreement snello che assegna a ciascuno dei contraenti compiti, indirizzi e responsabilità, nero su bianco. Centrale l'aspetto culturale, con una Europea di Trapani 2021 che guarderà alla cultura mediterranea. Noi ti proponiamo una sorta di Europea che guarda nel Mediterraneo. Ecco, un'Europa che sappia tenere buoni rapporti ad est e che possa creare anche ponti nel Mediterraneo, credo che sia l'Europa che vogliamo entrambi. È sicuramente importante creare un'Europea dei popoli e questa espansione verso sud può garantire l'ingresso dei popoli del Nord Africa, è sicuramente un aspetto positivo per il nostro progetto. Nel luglio 2021 sono attesi nel capoluogo 300 gruppi da tutta Europa, circa 5.000 persone. Il pubblico previsto si stima tra le 75.000 e le 100.000 presenze nell'arco di una settimana di rappresentazioni. Una sfida organizzativa, logistica, che investe anche gli aspetti della sicurezza sotto il duplice aspetto della safety, la sicurezza delle persone che vanno protette da incidenti di varia natura, e della security, la sicurezza legata agli eventi delittuosi, atti violenti o di terrorismo. Entro in questa avventura in duplice veste, sicuramente in veste istituzionale per tutti gli aspetti legati alla pubblica sicurezza e alla sicurezza pubblica che un evento di questa portata comporta, e quindi come prefettura dobbiamo assolutamente essere presenti. Ma mi piace sottolineare anche la circostanza che ho veramente voluto accogliere l'invito del sindaco a firmare qui questo protocollo per dare un senso alla presenza delle istituzioni, dell'istituzione prefettura, in un evento che ha un risvolto sociale importantissimo.